Niente, a parte ragazzi, qua Max, oggi, oh my god, oggi sono da solo, ma in un video, come potrete ben vedere, diversissimo dal solito. Perché infatti oggi sono qui a presentarvi un nuovo pacco, ma che cosa dico, un nuovo unboxing. Perché infatti mi è arrivato questo pacco che non ho ancora aperto. Cioè, penso di trovarci dentro la nuova versione dell'Elgato, ma non è così sicuro. Quindi, dato che non c'è certezza assoluta, questo unboxing potrebbe rivelarsi un fail della Madonna. Comunque, a parte gli scherzi, spero veramente che non ci sia nulla. Come vedete, ho deciso appunto di riproporre un altro unboxing, perché alla fine gli altri mi divertivo un macello a farli. Con la GoPro sul petto mi sento Dio, quindi direi di iniziare subito. Non vi faccio vedere la parte sottostante, andiamo un attimo ad aprire. Oh, I have all my fingers. The knife goes chop chop. Ah, aia. Cerchiamo di tirarlo fuori. Ci dovremmo essere, ragazzi. Abbiamo aperto. Oddio, cosa è successo? Abbiamo aperto tutto e tiriamo fuori quello che è esattamente ciò che penso. L'Elgato Game Capture HD60, che è praticamente quello che registra in 60 fps, come potete ben vedere, spero. Qui abbiamo appunto che ci indica che è perfetta per Next Gen, sia per Xbox One che per PlayStation 4. Cosa di differente con l'altra è che troviamo qua, non so se voi la vedrete, qua c'è un macello allucinante, che innanzitutto sembra un filo più piccola, cioè già l'altra era minuscola, questa è ancora più piccola, e poi registra in 60 fps. Devo essere sincero, secondo me si nota la differenza, perché infatti se no non sarei andato a prenderla. Comunque colgo l'occasione per dirvi, vabbè, alla fine credo si sia capito, è un dispositivo che si utilizza per registrare. Se volete prenderlo, passate dalla descrizione, poiché infatti nella descrizione troverete un link nella quale potrete prenderlo facilmente. Quindi mi raccomando, passate in descrizione se volete acquistarlo. Comunque noi siamo andati ad aprirlo e ragazzi, tan tan tan, your skill immortalized. Oh my god, my English. Oddio. Allora, sì, questa qua è la solita scatola. No, in realtà no, perché si presenta in modo diverso. Sì, credo sia ancora più piccolo adesso. Comunque, oddio no, questa è mignon. Cioè questa è di un piccolo della Madonna, veramente. È imbarazzante quanto è piccola. Poi questi sono i cavi che ci serviranno per montarla e non c'è già più niente. Devo dire, gran bella unboxing. No, fatti scherzi, ve lo faccio anche perché sinceramente sto studiando da 6 ore ininterrotte. Ho 33 canti da studiarmi di Dante, e dato che non avevo tempo di fare un video di FIFA, ho deciso di portarvi questo unboxing, questo Elgato Gaming Pack Opening. Comunque, questo addirittura troviamo un adesivo, poi non c'è nient'altro. Quindi ragazzi, mi sembra logico pensare che questo unico cavo è quello che ci servirà per collegare il dispositivo al computer. Come vedete qua c'è l'uscita, aspettate che tolgo dal sacchetto così vedete meglio. Come vedete qua c'è l'uscita USB da una parte, poi questa non ho idea di come si chiami, però è quella che si collega al dispositivo, come possiamo ben vedere qua. Poi questo invece è il cavo HDMI che vi permetterà di collegare il dispositivo, in questo caso il mini Elgato Game Capture HD60, o alla vostra TV o alla vostra console, perché infatti ci sarà un cavo input che dalla console arriverà al dispositivo e uno output che passerà dal dispositivo alla TV. Quindi ragazzi, detto questo, il video è già finito, cioè proprio video veloce veloce, però vi volevo chiedere anche un consiglio. Scrivetemi nei commenti che video di FIFA vorreste avere in questi giorni, perché io delle idee le ho già, ma comunque avere, o meglio, sentire altre opinioni non mi sembra una brutta cosa. Quindi ragazzi, detto questo, mi raccomando, se volete prendere anche voi un prodotto simile, passate dal link in descrizione. Io del Elgato sono rimasto contentissimo, e detto questo non ho più niente da dire, io vi saluto e vi dico potente pace nel prossimo video. Ciao a tutti! Ragazzi, dato che so che comunque ci sono persone che non hanno bene capito il tutto, vi spiego un attimo velocemente come si monta. Non lo monto in diretta perché devo studiare, però in poche parole, questa qua è la vostra Elgato, spero che voi stiate vedendo il tutto. Comunque, vi metto alla luce. Qua c'è un'uscita out e un'uscita in, le hanno invertite rispetto alla versione precedente. Nell'uscita out dovrete collegare il cavo HDMI che dal vostro dispositivo partirà
e arriverà alla televisione. Mentre da questa parte, da quest'altra parte, dove c'è scritto in, dovrete collegare il cavo che partirà dalla vostra console e giungerà al dispositivo. Quindi in questo caso il mio è questo qua. E infine in questo, in quest'ultima porta, diciamo, dovrete collegare il cavo che vi ho mostrato prima, poiché infatti vi permetterà di far passare il segnale da questo dispositivo, dal legato HD60 al PC. E detto questo, ragazzi, il video è terminato.